Buongiorno impallinati, ben ritrovati. Visto che in tantissimi mi avete chiesto di fare degli unboxing, io adesso non ho mai amato gli unboxing. Non lo so, cioè perché non ti piace la menta? La menta. Non lo sai, non ti piace. A me non piacciono gli unboxing. Li ho sempre trovati di un noioso terribile perché non arrivano mai al punto della questione. Ma visto che me l'avete chiesto in 20.000, così come in 20.000 mi state chiedendo di fare un gameplay, e presto o tardi ve lo farò, oggi parliamo di un unboxing. Un unboxing, come vedete dalla scatola, dallo scotch super personalizzato che è arrivato, della Evolution Airsoft. Evolution Airsoft. Madonna, avrò bucato sicuramente il fucile. C'è subito da dire una roba sulla Evolution Airsoft. La Evolution Airsoft è una ditta che, nonostante faccia produrre anche materiale all'estero, è una ditta che nasce in Italia, ok? Prima cosa, quindi ne avrete sicuramente sentito parlare, ultimamente ha incominciato a spingere sull'acceleratore e ha anche contattato me. Ok ragazzi, allora non perdiamo altro tempo, so che queste cose appunto per qualche strana ragione vi piacciono, e partiamo con l'unboxing di questa replica, che non so quale sia. Obiettivamente ho spaventato il gatto. Non so cosa mi hanno mandato, perché avevamo parlato all'IUA quando ci siamo incontrati con Sergio, uno dei responsabili marketing della Evolution. Abbiamo parlato e abbiamo più o meno dato a grandi linee delle direzioni da prendere, cosa a me interessava sul canale, e vediamo insomma. Apriamo la scatola da sopra. Già mi sto annoiando, io l'avrei spaccata. Coltello che tagli di più. Ok, qua l'abbiamo presa. E pensare che io me ne dovrei cavare con le lame. Ok, attenzione. È stata aperta la scatola. E lascio questa qui leggermente alzata per lasciarvi la suspense. Tarara. Niente, scatola di cartone, ancora cartone, imbottitura di cartone. Che cosa mi avrà mandato l'Evolution Airsoft? In questa bellissima scatola c'è intanto, partiamo da questo. Che cos'è questo? Piotr. E adesso passiamo a quello che è contenuto qua dentro. Questa è la scatola, signori. Ebbene sì, scatola con sopra scritto Evolution Airsoft Hardcore. Ai miei tempi l'hardcore era un'altra cosa, ma anche questo non ci dispiace. È assemblato in Italia. La prima dicitura che c'è scritta qua è assemblato in Italia. Infatti c'è la bella bandiera italiana. Metal body, 300 colpi in magazine, one piece barrel, metal hop-up chamber, 7 mm bearings, boccole da 7, steel gears e ingranaggi in acciaio. Ragazzi, allora, Lone Star EH03AR. Mi metto gli occhiali semplicemente perché in questa maniera nascondo la mia emozione. Mi hanno mandato una serie di adesivi che io tamarramente metterò dappertutto. Gli adesivi mi piacciono, sono figlio degli anni 70-80, io gli adesivi ancora mi piacciono. Non so chi dei giovani utilizzi gli adesivi, se ancora li utilizzate, non credo. Poi sempre
nella scatola abbiamo belli impacchettato questi cataloghi. Madonna, se si sono lanciati, ragazzi, qua stanno imparando veramente dai più grandi e stanno diventando interessanti. Un altro cataloghino che parla dei pallini, questo che parla del fucile e questo che invece è il catalogo generale di tutti i fucili della Evolution. Sembra molto carino, poi ne parleremo nel dettaglio. Ma adesso tutta questa roba la togliamo e andiamo a vedere. Ragazzi, io come voi non so cosa c'è qua dentro. Non ho ancora guardato. Una piattaforma M4. Tutto in metallo, pesa una tonnellata. Cazzo, peserà 3,5 kg come un fucile, vero? E questo è l'M4 che andremo a recensire molto presto. Caricatore. Ok ragazzi, allora l'Evolution mi manda questo fucile che a breve andremo a recensire. Per oggi da Pio 3 è tutto, questo unboxing spero che vi sia piaciuto visto che siete maniaci degli unboxing. Ci vediamo alla prossima, ciao là, impallinati!